E oggi ragazzi ho il piacere di presentarvi uno dei miei zaini Osprey preferiti in assoluto nella linea urbana. Ecco il Nebula da 32 litri. Ma che cos'è però uno zaino urbano? E in cosa differisce ad esempio con uno zaino da trekking? Le grandi differenze sono nel sistema organizzativo, almeno per Osprey. L'idea è che in città abbiamo chiaramente bisogno di portare con noi tutta una dotazione tecnologica, cavetti, power bank, PC portatili, mentre in ambito sportivo o outdoor abbiamo bisogno di scomparti più liberi dove portare panini, poncio, coperta, fate voi. E un altro aspetto davvero importante è che uno zaino di tipo sportivo deve accompagnare i nostri movimenti anche per diverse ore al giorno, per diversi chilometri, e quindi è strutturato per il comfort del porto. Uno zaino urbano invece deve sempre rimanere comodo, perché comunque ragazzi 32 litri, libri universitari, cambio per la palestra, quindi anche il sistema di porto di uno zaino urbano deve essere comodo. Però conviene per semplicità limitare le cinghiette, le regolazioni, le fascette. Ecco, queste sono le caratteristiche con le quali possiamo dividere un po' queste categorie di zaini. Ma basta chiacchiere, andiamo immediatamente a vedere il Nebula 32. Per me questo rimane uno zaino EDC fantastico. Lo considero però uno zaino per l'EDC o l'Everyday Carry, quello che ci portiamo tutti i giorni. Beh, lo considero diciamo per un EDC impegnato, qualcosa di più del minimo indispensabile. Arriva in diversi colori che state vedendo a schermo. Cosa cerchiamo in uno zaino EDC, in uno zaino urbano? Ve lo dico immediatamente, la prima cosa è l'organizzazione degli oggetti. Deve essere bello, lo so, deve essere uno zaino che vi piace portare perché fa parte del vostro look alla fine, e ci sta, ma quello che deve funzionare è avere gli oggetti dove ci servono. Facciamo come al solito un giro veloce dell'esterno e cominciamo da schienale e spallacci, che insieme fanno il sistema di porto. Qui abbiamo schiuma fustellata super traspirante, cinghietta sternale molto essenziale, ma vedete come ad esempio in dotazione c'è il fischietto. E questa è una cosa che mi piace anche in uno zaino urbano: non possiamo mai sapere quando ci potrebbe servire di fischiare per attirare l'attenzione, eccetera. Abbiamo una cinghietta regolabile in questo modo per l'altezza, e ovviamente, neanche ve lo faccio vedere, regolabile sulla larghezza. Qui vedete il passante per la sacca di idratazione, potremmo montarla e passare il tubetto, utilizzarla senza nessun problema. Gli spallacci sono particolarmente ampi e comodi, ma anche flessibili, perché potremmo necessitare di portare lo zaino in bicicletta, e quando siamo in bicicletta il corpo assume un'altra postura, lo spallaccio deve accompagnarci. Allo stesso modo abbiamo a disposizione una cinghietta ventrale che è removibile, quindi se dopo un po' vi dà noia perché sta sempre a terra e non vi piace calpestarla o vederla calpestata sui mezzi pubblici, la potete rimuovere senza problemi e nessuno se ne accorgerà. Schienale sempre con tecnologia Osprey traspirante e confortevole. Maniglietta qui quasi a scomparsa, se non la utilizzate si appiattisce completamente. Se vi serve avete una maniglia comoda per spostare 32 litri di zaino. Due cinghie di compressione per lato, pure di colore differente, bellissimo, e un paio di tasche elastiche per, beh, poggiaculo per quanto mi riguarda, e borraccia Nalgene. Ho messo la Nalgene per spiegarvi un po', per farvi vedere la capacità di carico di queste tasche, ci sta benissimo, quindi un litro o litro e mezzo, fate voi. Questa parte qui è anche una tasca elastica dove sistemare, vedete che è un po' complicato da mostrare, però è regolabile, posso liberarla, vediamo se ci riesco velocemente, sì.
posso liberarla e sistemare qui una felpa o tutto quello che mi va. Forse ci sta anche un casco da ciclista, adesso lo proviamo immediatamente insieme, rimuovo il buff che avevo sistemato e prendo il mio caschetto, vediamo se ho la possibilità di portare il casco nel Nebula. Beh, devo un po' lottarmi lo spazio, agganciarlo in qualche modo creativo, ma diciamo che se devo farlo ogni tanto posso. Sulla parte inferiore del retro ho montato un segnalatore luminoso perché se vado in bici o in una zona poco illuminata posso utilizzare il Nightcore NU05 per segnalare la mia posizione. Altrimenti c'è comunque questa striscetta catarifrangente come ogni tiretto delle Zip. Sulla parte superiore, accessibile in ogni momento, una tasca davvero molto ampia dove stanno senza problemi anche i grid, oppure perché no un cellulare, una macchina fotografica e una tasca di tipo morbido appositamente studiata per la tecnologia. Proseguendo, apriamo la tasca admin qui con tutto quello che può servire ad un viaggiatore studente. Allora, qui ragazzi c'è tutto lo spazio che vi può servire e un organizer fantastico da queste parti. Sigaretto, coltellino sempre utile, Foxcore. Tra l'altro meravigliosi questi Foxcore, non smettono mai di piacermi, sono fenomenali. Torcetta per ogni occasione, matita di Right in the Rain, penna di Right in the Rain, burro cacao per dei baci indimenticabili e spray al peperoncino per incontri indimenticabili. Qui abbiamo un laccetto con moschettoncino per, io ci ho messo una tube, ma le chiavi, quello che volete, e una tasca per portafogli Moero per quanto mi riguarda e le solite fazzolettini e blocchettino Right in the Rain per i pensieri importanti. Secondo strato, da questa parte ci ho sistemato un poncio, un kit di primo soccorso, cos'è? Un'amaca, ma questo giusto per rendere un po' l'idea, anche se ultimamente porto spesso e volentieri un'amaca, mi fa piacere, e anche un tarp ultralight. Questo è lo spazio principale, qui ci sistemate il cambio per la palestra, i libri, quelli grossi per l'università, è fatto con questo scompartone molto capiente che prende quasi tutto lo zaino. Le sorprese però non sono finite perché c'è una tasca dedicata ai laptop. Per chi viaggia è comodissima perché sistemo tutta la tecnologia che devo togliere dallo zaino in queste tasche, lo apro così. E io qui ho messo, vabbè, un block notes, ma ci sta bene un tablet o un PC portatile. Vedete come la tasca del laptop non arriva al fondo dello zaino. Così se sbatto a terra lo zaino, se mi cade, il laptop non tocca il pavimento, ma resta sospeso. E questo, ragazzi, fa tutta la differenza del mondo. Dall'altra parte abbiamo un taschino molto semplice ma comodo per riviste o documenti e una tasca retinata per una mappa o altri accessori, magari i dispositivi, i cavetti di ricarica del PC portatile stesso. Vediamo adesso se in questo casino ci va ad esempio una Grail GeoPress, che è la più grande. Voglio controllare se ci sta bene nella tasca laterale. Ci sta, quindi per me è uno zaino perfetto anche per una bella escursione in una zona dove c'è dell'acqua fresca da raccogliere nei ruscelli. Taglia unica, non ci sono taglie da decidere o indicazioni sul sesso, maschio o femmina, sono completamente universali, vanno bene per tutti e la taglia è appunto unica. La capacità è di 32 litri e le dimensioni indicativamente sono di 49 cm di altezza, 31 di larghezza, 29 di profondità. Se vi dovesse preoccupare il viaggio in aereo, beh, considerate che è molto morbido, se non lo
riempite con delle incudini riuscirete anche a comprimerlo quanto basta, ed è realizzato con materiali certificati ecologici Blue Sign. Su Backpacko poi trovate diversi zaini Osprey della linea Urbana, e essendo questo un 32 litri si può confrontare sicuramente con il Metron 24 in questo caso, oppure perché no con il Covert 18 di 5-Eleven. Mi piace molto provare ed utilizzare gli zaini urbani, sono un po', ecco, gli zaini che mi hanno introdotto a questa passione. Dopo aver avuto, come tutti, gli zaini di scuola, ho iniziato con lo zainetto un po' più particolare a scegliere anche le caratteristiche comode per la vita di tutti i giorni. Se sei un appassionato di zaini, questo è il momento in cui devi iscriverti al canale e schiacciare la campanella, così non perderai neanche uno dei prossimi video. Noi ci vediamo in giro anche sugli altri social.